po' di silenzio, prepariamoci a questo passare dalle nostre occupazioni ordinarie alla preghiera. Entriamo nella preghiera come entrano i cristiani, cioè nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Questa professione di fede è per insistere nel dire che tutto è stato creato da Dio, non c'è nulla che è stato improvvisato da qualche spirito maligno. Non c'è nulla di cattivo in ciò che Dio ha creato, ma tutto, il cielo e la terra, l'anima e il corpo, tutto è stato creato. E questa è stata una delle grandi difficoltà di Agostino, il quale pensava che lo spirito fosse buono, ma che la materia fosse cattiva. E invece noi siamo qui per dire a Agostino, guarda che tutto è buono, e lui proprio in questa vasca è stato battezzato perché ha riconosciuto che Dio ha creato il cielo e la terra e che ogni cosa è buona. Tutto è buono e tutto può essere anche usato male. Perciò noi preghiamo e oggi che è sabato chiediamo a Maria di intercedere per noi perché noi possiamo essere anche noi pieni di grazia, cioè che tutta la nostra vita sia avvolta dalla grazia, il corpo, i sentimenti, l'anima, i rapporti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fermiamoci per l'esame di coscienza. È la prima settimana di Quaresima. Con quali propositi abbiamo incominciato questo cammino? Come siamo stati fedeli? Che cosa è mancato? Di tutto chiediamo perdono al Signore. Pietà di me, o Dio, nella tua misericordia cancella i miei peccati. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Chiediamo al Signore di benedirci e di introdurci benedetti nella festa che ci aspetta, la seconda domenica di Quaresima. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona domenica.